Per fortuna non ci sono state né vittime né feriti, grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto, ai quali va il mio personale ringraziamento per lo straordinario lavoro svolto. Sembrerebbe essere cessato anche l'allarme di questa mattina, ma perché si possa dichiarare conclusa l'emergenza bisognerà attendere il raffreddamento della nave, che ha raggiunto purtroppo temperature davvero molto molto elevate. Aspettiamo dunque che i vigili del fuoco concludano le loro operazioni per dichiarare con estrema certezza il ritorno alla normalità.